come Roma, Napoli, Venezia e altre città italiane, anche il territorio di Firenze e provincia è definito oggi città metropolitana. Due parole, spesso abbreviate nella più semplice metrocittà, che indicano un ente già previsto nella Costituzione e definito istituzionalmente dalla legge 56 del 2014. Finalità generali delle città metropolitane sono la cura dello sviluppo strategico del territorio, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, le relazioni istituzionali. La città metropolitana di Firenze è nata ufficialmente il 1 gennaio 2015. Negli ultimi mesi del 2014 si sono tenute le elezioni dei 18 membri del Consiglio metropolitano, a fine settembre, la prima seduta del Consiglio stesso, il 15 ottobre a Palazzo Vecchio, l'approvazione dello statuto nel mese di dicembre, primo in tutta Italia. Ma come funziona e come è organizzata la città metropolitana? Il suo territorio, innanzitutto, coincide con quello della preesistente provincia. A Firenze parliamo di 42 comuni, dall'Empolese al Mugello, passando per il Valdarno e il Chianti, per 1 milione di abitanti, pari al 27% di tutta la Toscana. La superficie complessiva è di 3.514 km² per 1.071 km di strade provinciali e 276 di strade regionali. Sono organi della metrocittà il sindaco metropolitano, attualmente Dario Nardella, sindaco di Firenze, il Consiglio metropolitano, composto da 18 membri eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della città metropolitana, e la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci stessi. I capitoli gestiti direttamente dalla città metropolitana, in base ai trasferimenti di alcuni settori alla regione dal 1 gennaio 2016, sono le funzioni relative a manutenzione ordinaria, straordinaria, impianti di qualsiasi genere e nuovi interventi ed edilizia scolastica, costruzione e gestione delle strade provinciali e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali. E ancora pianificazione e programmazione dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale, coordinamento e programmazione della rete territoriale, gestione delle autorizzazioni e controllo in materia di trasporto privato e infine pianificazione territoriale di coordinamento. Tanti gli ambiti di lavoro, dunque. Tra i temi caldi, la metrocittà fiorentina è impegnata in un percorso di ascolto e partecipazione per l'adozione di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, un atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni, tra innovazione, trasferimento tecnologico, mobilità e più in generale sviluppo.